come mi mancava, come mi mancava a noi che siamo gente di pianura. Stiamo salendo sulle montagne, direi, non poco, queste sono più di colline, diciamo come montagnette, liguri, per raggiungere la località di Vobbio. Di Vobbio? No, non era Vobbio, come si chiama? Vobbia, con la... Vobbia, perché io le cerco su Google Maps, ma poi trovarle è un'altra cosa. Comunque, strada fantastica, temperatura perfetta, la multistrada è veramente una grande compagna di avventure, quel che ci vuole per questo tipo di gite in coppia, in tutta sicurezza, potente, divertente, comoda, bagaglio, e chi più ne ha più ne metta. Qua puoi prendere il rosmarino mentre pieghi. A Vobbia siamo entrati nel parco naturale dell'Antola, un altro parco meraviglioso in Liguria. Anche questo riserva un sacco di trekking, un sacco di posti da visitare davvero stupendi. Questo è il fiume Vobbia, Castello della Pietra. Si chiama proprio Castello della Pietra? Sì, perché è incastonato fra due costoni di roccia. Fantastico! È stupendo, davvero. Allora, qua... Ah sì, Castello della Pietra, perfetto. Dice, ma è rosso? È un rosso, sembrerebbe questo. Rosso. È un rosso relativo? No, è proprio un rosso, tradizionale. Guarda gli enduristi che vengono giù dalla valle del fiume. Spettacolo. Sì, è un po' meno spettacolare vedere questo proprio fiume ridotto veramente un ruscello. Veramente. È anche marzo, quindi praticamente è il punto diciamo periodico più lontano dalla ricchezza delle acque che si sciolgono dalle montagne, diciamo, principali. Ecco gli enduristi, ragazzi grandi. Verde, si va dentro la prima cassa a martello, tutti in piedi sul divano. Undicesimo secolo questo castello qui. Sì, hanno notizie dall'anno 1000, credo che risalga anche a qualche secolo prima, ma è un castello poco conosciuto. Sono state riportate pochissime notizie nei manoscritti che sono arrivati a noi. È un castello che oggi hanno riqualificato perché per un periodo era stato totalmente abbandonato a se stesso. Adesso è visitabile, ci sono tutti i dettagli sulla pagina ufficiale, nel sito ufficiale in internet, ed è un castello appunto veramente suggestivo, incastonato proprio fra due costoni di pietra. In questo parco dell'Antola, che è davvero un'altra meraviglia. Disappear.
siamo arrivati nel canyon scavato dal fiume Vobbia, parco naturale dell'Antola, un'altra meraviglia della Liguria e dell'Italia. Qui nel comune di Vobbia ci sono proprio due rocce maestose, nel quale nel mezzo è stato costruito questo castello che risale all'anno 1000. Si hanno notizie successivamente all'XI secolo, è appartenuto a diverse famiglie sempre del Ducato di Genova, però si hanno pochissime notizie di questo castello, che è stato anche abbandonato a se stesso per diverso tempo. Adesso lo stanno riqualificando, lo hanno ristrutturato e penso che in qualche giorno sia anche visitabile, ma da verificare perché al momento sembra tutto chiuso qua. Comunque siamo nel Parco Naturale dell'Antola e qui passava la vecchia via del sale, quindi questo castello sicuramente aveva una funzione di difesa, di salvaguardia, di controllo sulla via del sale che arrivava dalle Alpi francesi fino alla pianura padana. Adesso proseguiamo e andiamo a Volpedo, altro borgo culturale meraviglioso che ha dato i natali al Pellizza da Volpedo. Guarda che cazzo di aquila, guarda, quella è un'aquila. Addirittura. Guardala. Ma non mi sembra. Guarda, guarda. Ah, oh, cazzo, è vero. È un'aquila. È vero. Figa, cazzo. Che bella. Ah, sì. È un parco naturale questo. Ah, pieno di buche anche. Vedi, questi abitano qua con le aquile che girano sui tetti delle loro case. E qua c'è degli animali, eh. Eh sì. Guarda quel castello là. Anche notturni. Bello quello. Bellissimo. Una dronata? Sembra ritual. Sembra ritual. È vero? Facciamo il drone. Facciamo almeno il video.
Parco dell'Antola o dell'Antola. Anch'io ho dubbi sull'accento comunque. E questo qui è un ponte che risale all'epoca romana. È ancora originale, bellissimo, si può scendere e visitare. È il ponte di Zan. Eh sì, isola del cantone. E c'è una cascata, bellissimo. Belle zone. Devo dire che nel versante ombreggiato faceva freschino, eh? No dai, non ci possiamo lamentare. Veramente, però insomma, dove c'è l'ombra... Ci sono 19 gradi e saremo a più o meno 350 metri di livello di altitudine. Ma ovvio, dopo più tardi quando scende il sole scenderà a 9 gradi. Però tutto il giorno è stato un piacere, cioè non fa né caldo né freddo, è proprio la temperatura giusta.